che faceva Agnello, che io condivido, vorrei cercare di affrontare due o tre questioni. Una, la prima, è l'importanza del congresso, del vostro e di quello della CGIL. L'importanza non solo per la strategia e per la linea politica dell'approvazione del documento che la CGIL ha posto a base. Io penso che è stato importantissimo questo congresso anche per recuperare un rapporto con i lavoratori. Nel senso che in questa crisi che c'è nei confronti della politica, anche il sindacato non era esente, non è esente. E negli ultimi anni penso che proprio le mancate risposte, nonostante le iniziative, di fatti hanno portato ad una sfiducia anche dentro il sindacato, anche dentro la CGIL. Documento della CGIL, documento di maggioranza, parte proprio da questo, parte da una autocritica che la CGIL fa. Io penso che facciamo bene a farla nostra e a farla in tutte le categorie, come ho sentito da alcuni interventi anche nella vostra. Un'autocritica rispetto alle iniziative che abbiamo messo in campo e ai risultati ottenuti. E guardate, questa questione va a pari passo con quello che è successo a livello nazionale e con le cose che sono successe nel PD in Campania, che prima diceva Carlo. Io penso che con tutti i limiti e con tutti i problemi, una situazione di crisi come questa, ma pensate oggi di cosa discutevamo se la CGIL in questi tre anni non si fosse messa alla testa della protesta, del contrasto alle scelte dell'Europa e dei governi, avanzando proposte precise e portando in piazza da soli tante volte, con manifestazioni e scioperi, il problema del lavoro, il problema della dignità del lavoratore, il problema delle scelte che il governo ha fatto. Pensate cosa sarebbe oggi se il governo avrebbe ascoltato quello che due anni prima della crisi la CGIL ha denunciato, dicendo che stavamo arrivando verso una crisi profonda e che se non si interveniva non solo con i tagli o con l'austerità, ma con investimenti pubblici, mettendo sotto controllo quello che succedeva, noi saremmo arrivati alla catastrofe. Purtroppo abbiamo avuto ragione. Allora ci bersagliamo come la Cassandra, come quelli che sono sempre contro. Come diceva Felice, c'era chi sosteneva che noi che tutti i giorni avevamo a che fare con i lavoratori e vedevamo, leggevamo le difficoltà dentro i luoghi di lavoro, ma anche dentro la società, dentro le famiglie. E invece c'era una campagna pubblicitaria che il mondo, che l'Italia era il Bengodi, era la Svizzera, era tutto andava bene. Non è che queste cose non hanno influito, né è sbagliato non reggerle come un risultato della CGIL, il fatto che noi abbiamo tenuto alto il problema del lavoro e il problema del rispetto dei diritti. Il fatto che la CGIL e alcune delle non si sono piegate a fare accordi come hanno fatto le altre organizzazioni, ogni governo che arrivava, sempre pronti d'accordo con quel governo. Non è che se non c'eravamo noi tutto sarebbe stato uguale. Quindi non disperdere comunque questo lavoro che noi abbiamo fatto, anche perché i governi che si sono succeduti, compreso l'ultimo, c'è bisogno ancora di un sindacato forte, c'è bisogno di una CGIL forte che continua a portare avanti con determinazione le scelte che ha fatto. E il nostro documento, nei suoi 10 punti di azione, parte dalle realtà concrete nei diversi comparti, nei diversi settori, di una lettura della società che è in difficoltà.
di una società in cui si sono allargate le distanze, la disuguaglianza, in cui chi era più ricco, chi era ricco è diventato più ricco e chi era povero è diventato più povero, in cui a pagare sono sempre gli stessi, in cui i nostri figli giovani a 30 anni non sanno che è un lavoro e a 50 anni si esce dal lavoro, si è troppo giovani per la pensione e però non si può lavorare. In un mondo in cui il welfare è stato distrutto, in cui i tagli hanno messo in discussione i diritti di tante persone, che ancora una volta quei diritti, la mancata assistenza, non è uguale per chi può permettersi di andare in Svizzera o per chi invece deve fare il conto anche quando deve comprare le medicine. Cioè, questo è successo in questo paese e la CGIL ha mantenuto forte questo. E quindi il congresso diventa importante perché su questo dobbiamo interrogarci. Certo, chi non opera non fa errori, anche noi abbiamo fatto degli errori. Io per esempio penso che sulla legge Fornero avremmo potuto fare di più. Il 4 ore di sciopero, però detto con senso di voi. Però noi l'abbiamo detto che la Fornero cosa avrebbe prodotto. E purtroppo ancora oggi stiamo discutendo dei numeri. Non sappiamo ancora. Però comunque siamo riusciti a far sì che il governo mettesse pezzi di risorse, 120.000, 130.000 oggi hanno avuto quel riconoscimento. Bisogna battersi perché anche gli altri abbiano il riconoscimento. E quindi è stato importante il ruolo che noi abbiamo svolto e quindi il complesso deve aiutarci a capire e quindi il confronto con i lavoratori. E io penso che nella nostra provincia aver fatto più di 250 assemblee, aver contattato come ha fatto la vostra categoria migliaia e migliaia di lavoratori e aver sentito le critiche giuste, io ho partecipato a tante assemblee, possiamo discutere tutti i documenti di questo mondo, ma quando vai in un'azienda e in un cantiere dove da 16 mesi non percepiscono lo stipendio, non c'è il documento che tenga, giustamente il lavoratore vuole sapere prima che cosa facciamo, perché io non ho questo diritto. Così come se vai nell'azienda dei lavoratori che stanno in cassa in deroga della Ilibus e di tante altre aziende che adesso scade e sono anche loro licenziati, prima di tutto vogliono sapere che cosa noi riusciamo a fare perché si mantenga quel posto di lavoro, perché è l'unico stabilimento che fa il pullman e non chiuda, perché ci siano i soldi per la forestazione. Questo è stato, almeno questa è la mia esperienza, e noi dobbiamo portare dentro al congresso queste difficoltà, però non ammainando le vele, non scoraggiandoci, perché seppure noi ci rassegniamo, già c'è una rassegnazione in questo paese. Quindi noi dobbiamo continuare la battaglia che abbiamo portato avanti, sostenendo le cose che, su cui ci siamo battuti alla CGIL. Noi abbiamo detto con chiarezza che c'è un problema di risorse, ma abbiamo anche indicato dove. E allora io mi domando, ma è giusto o no che cominci a pagare chi non ha mai pagato in questo paese? È giusto o no fare una battaglia su 130 miliardi di evasione fiscale e 70 miliardi di corruzione? Ma ci vuole un governo di svolta. E se Renzi vuole fare la svolta, deve partire da questo, se no sono chiacchiere. Se ogni volta a pagare sono sempre gli stessi e non si mette mano ai privilegi, non si mette una tassa sulle rendite, non si mette una patrimoniale, non si fanno andare i soldi all'estero e si fanno rientrare col 5%, non si interviene sul lavoro, sul costo del lavoro che è arrivato al 54% in Italia, abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e le tasse più alte d'Europa. Cioè, se non si interviene su questo, e queste sono le cose che dice la CGIL, di che parliamo? Quindi è giusta o no la nostra battaglia? Continuare discutendo con i lavoratori, recuperando un rapporto forte, perché io capisco la sfiducia e parto dalle cose nostre. Io ho partecipato a tutte le vostre iniziative, anche perché la vostra è una categoria confederale a cui la confederazione deve starci dentro. Però vi dirò anche su questo la mia lettura dell'avvertenza dei forestali, dove lo dico subito, penso che ci sia mancata una confederale davvero. La CGIL c'è stata, ma le altre forse ci poteva stare ancora meglio, ma non vedo le altre organizzazioni. Cioè, perché l'avvertenza dei forestali non è diventata una avvertenza emblematica della regione Campania
come quella dell'EA, come quella di quelli che, dei prosto, di quelli che vanno a fare casino a Napoli e che incendiano il mondo. Perché siamo stati troppo buoni. Forse. E quindi qualcuno parlava di istigazione. Ma non c'è stato. C'è una forte presenza confederata. Questa è la parte nostra. Io poi penso, e qualcuno lo ha detto, che il problema della forestazione e delle nostre montagne, dei nostri territori, è un problema della FLAI, della CGIL, o è un problema di tutte le istituzioni a partire dai comuni? O è possibile che il ragionamento sull'economia montana si fa solo quando bisogna fare i consigli, mettere qualcuno, fare qualche clientela, fare qualche assunzione, far fare qualche lavoro in qualche villa di qualcuno? O invece non è un problema generale di assetto del territorio? Cioè, per un paese che l'80% è montano, e per l'Irpinia che è tutta montana, cioè, ma questi 4.000 lavoratori veramente sono nulla facenti? Così come è passato, perché questa poi è l'altra lettura che si dà, al danno la beffa. E questi prendono, non prendono lo stipendio da 16 mesi. Sì, la manifestazione. E come va? Vuol dire che, cioè, si avvalora, non pagando i lavoratori, il fatto che i lavoratori forestali non fanno niente. E anche su questo io penso che un ruolo più forte, i comuni, gli enti montani, i nostri consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione dovevano averlo o no? C'è o no un problema in questo paese di assetto idrogeologico, del problema del territorio, oltre al problema degli stipendi che è strettamente legato a questo? E allora qui ci sono responsabilità precise, precise. E quindi, cari compagni e cari compagni, non facciamo l'errore di dividerci tra di noi. Noi dobbiamo dare questa lettura perché non è finita. Cioè, se una mattina uno si sveglia e legge sulla stampa che sono eliminate le comunità montane, e adesso nessuno si prende la responsabilità, tutti dicono, tutti quanti dicono: no, io non sono stato, io non, quella è una cosa, come se Caldoro fosse. Ma scusate, ma è ridicolo, no? Ma qual è il disegno vero? Perché 4.000 lavoratori non hanno il dovuto rispetto, il dovuto peso, come tante altre vertenze che si fanno? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare. E rispetto a questo, a mio avviso, dobbiamo aggiornare la vertenza con più forza, chiedendo che ci sia un maggior impegno, certo, del sindacato e delle confederazioni, ma chiedendo anche alle istituzioni e alla politica di fare il proprio ruolo. Io voglio capire le prospettive rispetto all'assetto idrogeologico, quale sono? La riforma della 11, il piano industriale, ma qual è l'idea? Che cosa deve succedere? Che significa aiutare le comunità montane? A chi si passano quei lavoratori? Ci restano così? Cioè, prima di chiudere un ente o prima di sopprimere le province, noi abbiamo posto il problema di capire quelle funzioni e quei lavoratori dove vanno e ragionare se quelle funzioni servono o no. L'operaio forestale, mantenere la montagna, mantenere la pulizia del territorio, è un problema rispetto a quello che succede poi nelle catastrofi. Costa di più pagare gli operai forestali o costa di più quando poi succedono queste strade? Io penso che costa di più quando succedono queste cose. E allora un governo che si rispetti e una regione, beh, di questo dobbiamo discutere. E posso capire perché, cioè, non ci sono mai risorse, non si appostano nel bilancio come si appostano le risorse per i trasporti o per la sanità. Perché non si mette una voce precisa e si fa un programma, dice: in 4 anni deve succedere questo, questo è il piano di assetto del territorio, si eliminano le comunità montane, si chiameranno Pinco Pallino, però devono fare questo, questo, questo. Oppure i lavoratori forestali possono fare anche altre cose. È assurdo quando fa la neve che i mezzi della forestale stanno chiusi dentro e poi invece si fanno gli appalti all'esterno e non si sa chi deve pulire. E queste sono le questioni che... Ecco perché l'appello di Felice, cioè, questa vertenza è ancora tutta da giocare.
Perché adesso noi dobbiamo insistere con la regione per capire cosa succede, qual è il disegno, che cosa vuole fare la regione su questo. E spingere i nostri, non solo al comunicato stampa, compreso Pietrofoglia che è presidente della commissione non è venuto, ma basta un comunicato stampa, basta dire che lui non è d'accordo perché si dedica alle comunità montane. Ma tu stai in consiglio regionale, sei maggioranza, che hai fatto per non farlo fare? Io non ci credo che Caldoro si è svegliato una mattina e ha fatto, io penso che là c'è un disegno, che i forestali sono un peso per la regione, perché non stanno a Napoli a Caserta, perché questo è il disegno, questo è il disegno che si sta portando avanti per l'Irpinia, in tutti i campi, questa è la foresta. Vogliamo parlare dei trasporti, i tagli più forti li ha avuti la Avellino e Benevento, tanto erano partiti i 118, non sono partiti. Non sono diventati più presidi, sono stati fatti i tagli e questo ha recuperato 52 milioni che guarda caso sono andati a Napoli, nel pozzo di San Patrizio di Napoli, e poi si toglie addirittura l'assistenza domiciliare ai malati terminali, 1500 persone, che dal 22 di novembre all'improvviso si alza un ingegnere idraulico che è dirigente dell'ASL, che qui invece dovrebbe stare all'Alto Calore o a qualche altra parte, e taglia. E ad oggi ci sono 700 persone nella nostra provincia che non hanno l'assistenza, che tutti i giorni vengono al sindacato, che abbiamo fatto le battaglie, ma la regione imperterrita ha tagliato. L'unica provincia che non ha rinnovato il contratto ai 20 lavoratori che stavano a contratto presso l'ASL, e avete visto quanto è successo quando bisogna rinnovare il ticket, che la gente si è messa in fila dalle 4 di mattina. Che cos'è questo se non è un disegno? Allora Caldoro, voglia altri suoi assessori, ha voglia di dire che hanno trovato i buchi si sappinano con cemento, ma una volta che sappinano, sono 4 anni che governano, ci devono dire loro che cosa vogliono fare. Anche se ha sbagliato pure chi c'era prima, però chi c'era prima i soldi li spendeva, cioè, non ha fatto il progetto, non abbiamo l'idea chiara sul programma industriale, ma Bassolino poteva tenere tutti i difetti, non voglio difendere Bassolino, ma i fondi europei, la regione Campania stava al primo posto, stava oltre, era un re, oltre la spesa, ha sbagliato? Io penso che ha fatto bene, se ha sbagliato è perché non siamo riusciti a fare un programma di intervento concreto, però i soldi si spendevano. Oggi la regione Campania è l'ultima per la spesa dei fondi europei e ha un deficit di bilancio di 16 miliardi, e quindi ci sono responsabilità o no? Dobbiamo continuare o no la battaglia nei confronti della regione? Qui cominciando cominciando ad andare presso i comuni, presso le sedi delle comunità montane, pure loro, non è che stanno là al caldo, si guardino i fatti loro e tutto il resto, il problema dell'assetto idrogeologico o degli stipendi di forestali non è un problema. E su questo a mio avviso che dobbiamo insistere. La vostra categoria è anche importante perché, guardate, lo diceva Aniello nella sua relazione, noi dobbiamo convincerci che se vogliamo difendere le nostre aree si passa attraverso l'agricoltura, un intervento sentito lo diceva con chiarezza, certo difendendo l'industria che c'è, che sta scomparendo, perché senza il manifatturiero andremo anche noi, difendendo quello che c'è, però cominciandoci anche a preoccupare di investimenti in questo comparto, che è l'unico comparto che è tenuto, anche nella nostra provincia, le aziende che voi avete nominato e che vogliono addirittura investire, che hanno dato premi di produzione, in una fase in cui stiamo discutendo solo di cassa integrazione, di chiusure e di cassa in deroga, ebbene, dobbiamo convincerci che la nostra risorsa è il nostro ambiente, sono i nostri prodotti, il nostro petrolio, è l'acqua, le falde acquifere che abbiamo, che guarda caso, anche qui, giusto per ricordare, la regione che fa? Si alza Romano la mattina, l'assessore che è di Salerno, e propone che anche le fonti dell'acqua nostra, di Bagnoli e di Caposele, non li gestiamo più noi, vanno sotto l'egida della regione, e si mette Salerno e Caserta.
Cioè noi già diamo da bere a 9 milioni di persone, mo ci fanno pure lo scippo dell'acqua, però mo ci portano il petrolio. Poi ci portano la monnezza, poi ci portano il degassificatore che vogliono fare, anziché risanare l'isochimica, invece dice no, là facciamo un bel impianto, suriamo come Santa Fau l'amiamo. Cioè, è un disegno o no? Se succede tutto questo. E allora, o su questo facciamo fronte comune, e l'obiettivo, quello che noi siamo riusciti a fare come confederazione, pur nelle divisioni, a sottoscrivere un patto per lo sviluppo che metteva insieme tutte le forze, dove il punto centrale, anche qui, riguarda la vostra categoria. Che significa l'alta capacità con le fermate in Alta Irpinia, con la piattaforma logistica, dove la scelta è quello che diventa una piattaforma del polo dell'agro industriale? Noi diventiamo il mezzo al Mediterraneo, dove ci sono, oltre che nel mezzogiorno, il punto di riferimento. E quindi questo aiuta uno sviluppo dell'agroindustria, perché là la nostra idea che abbiamo sottoscritto non è che là arrivano solo i containers, là si fa la lavorazione dei prodotti agroalimentari che ci sono sul nostro territorio del mezzogiorno. E quindi la scommessa di investire su nuove filiere produttive, a partire dalla valorizzazione dei prodotti tipici nostri, di dare una mano alle piccole aziende che ci sono, dai funghi alle castagne, all'olio, al vino, cioè vogliamo aiutarle queste imprese, vogliamo mettere a disposizione una filiera, un marketing che li aiuta a farli conoscere in Europa, in Italia e nel mondo, o li lasciamo abbandonati a se stessi e poi spendiamo tanta soldi per stronzati inutili? E su questo è una battaglia che dobbiamo fare insieme, confederazione e categoria. Termino dicendo, le vostre iniziative lodevoli sul problema dell'immigrazione, a chi li lasciamo? Li continuiamo, le iniziative che abbiamo fatto a Conza, l'accordo che avete fatto con la Tunisia, cioè di queste persone che arrivano nel nostro paese, perché tanti lavori non si vogliono fare e possono essere fatti a 3 euro all'ora. E anche questa è una battaglia di civiltà. E quindi fare un ragionamento serio sulla inclusione degli immigrati, su qual è il contributo che gli immigrati possono dare all'agricoltura, su una riconversione industriale, su interventi sull'agroindustria moderna, dove possono ritrovarsi e rivedersi pure i giovani, dove, come diceva uno di voi, c'è la voglia e il coraggio di fare il contadino e di fare l'investimento nella piccola azienda. È questo che dobbiamo fare, e questo vuole fare la CGL. Se non facciamo questo e ci mettiamo ad aspettare che altri risolvano il nostro problema, dalla vertenza dei forestali alle altre cose, non c'è più il santo in paradiso. Tocca a noi fare la battaglia perché si cambia, a partire dal nostro interno, lo dico con chiarezza, a partire nel congresso, con la CGL che deve avere maggiore attenzione sul mezzogiorno, per poi spostarlo nei confronti del governo nazionale e vedere se le scelte sono coerenti, se c'è convinzione che lo sviluppo di questo paese passa attraverso il mezzogiorno. E quindi significa investire, investimenti sulle risorse umane e sulle risorse ambientali che abbiamo. Questa è la scommessa, e questo io chiedo che faccia la vostra categoria a livello provinciale, regionale e nazionale, insieme alla confederazione. Qui non è che dobbiamo dividerci su questo, perché il progetto è comune. Ma o ci muoviamo tutti insieme e lavoriamo per coinvolgere l'altro, per mettere con le spalle al muro chi fa solo chiacchiere e però non fa mai proposte e mai atti concreti. Io questa è la sfida che mi sento di lanciare. La CGL starà sempre a vostro fianco, così come abbiamo fatto in questo, e poi vediamo. Però io sono abituato a farla la battaglia anziché aspettare. Poi possiamo perdere, possiamo vincere, ma è sempre meglio lottare, perché la CGL questo ci ha insegnato, per gli ultimi, ma soprattutto per non far mettere in discussione i nostri diritti e i nostri doveri. Grazie. Grazie.